qualcosa di diverso adesso in me. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Ben ritrovati dunque al caffè, caffè del venerdì, di questo venerdì 29 di aprile, ormai in prossimità di un maggio che finalmente, con le restrizioni sempre più allentate, si prospetta di nuovo sereno e festoso, soprattutto per gli eugubini. E a breve parleremo proprio di ricette eugubine e ceraiole in particolare. Prima però un breve spot e poi torniamo. Top Life dal 1990, centro e produzione materassi. Ora è anche centro del divano in un nuovo e unico punto vendita a Gubbio in via Pitagora 20. Lieve, Misia, Rugiada, Viva. Benessere per te e per l'ambiente. Solo da Consauto è in regalo la card soccorso stradale con ogni revisione. Torna dunque in cucina con, in questo caffè del venerdì, di questo venerdì 29 aprile, se non con Marcella Marcelli, la nostra cuoca del caffè, che in questo venerdì di fine aprile, in vista proprio del maggio che sta per iniziare tra pochi giorni, tra poche ore di fatto, ci presenta una ricetta che ha un sapore tipicamente eugubino e ceraiolo. E allora linea a Marcella Marcelli. Buongiorno a tutti, eccomi qui a farvi oggi la coradella. La coradella si mangia quando portano gli uccelli, sotto gli arconi la davano. E allora ho voluto fare qualcosa tipico dei ceri. E allora cominciamo, sapete che dopo io parlo dei ceri, fo svelta la cucina. Allora, coradella sarebbe quella d'agnello. Quindi, prima in un tegame, adesso la metto su un piatto così la vedete meglio, no? Tagliata molto piccola. In un tegame mettete un bel goccetto d'olio, poi la cipolla la grattate con quei cosi della cipolla, perché sennò rimangono i pezzi, va bene. E poi mettete prima giù quella rossa, il polmone sarebbe rosa, rossa, e poi lo girate, ci vuole un'ora e tre quarti per fare una coradella, non è che si fanno in 5 minuti. Poi va la milza e il cuore. E girate, olio, sale, pepe, qualcuno ci mette anche il peperoncino, mica. Poi la milza e il cuore e girate, quando vedete che è cotto, mettete il nero, il fegato, che è il più tenero di tutti, e fate cuocere. Nel frattempo i budelli sotto gli arconi in cenno, perché è il lavoro che ci vuole mezz'ora, io li apro con le forbici, poi li lavo 10 volte, poi ci faccio una treccia, li faccio lessare e poi li metto in mezzo. Dopodiché mettete un bel goccettino di vino, fate asciugare il vino e poi ci va il pomodoro. Oddio, certo l'ho detta semplice, però mi pare di aver detto tutto, Allora, con la coradella c'è buona la crescia, che altro che le piadine, le robe, la crescia di Gubbio è buona, è una cosa nostra. E cominciamo a assaggiare il sapore dei ceri. Voi altri sapete ormai che la cucina la fa. Io già sono tilte, fioli cari. Allora io voglio ricordare un gran San Giorgiaro, che sarebbe Aldo Ambrogi Aldo de Didà. Questo qui era uno che ci credeva. Voglio ricordare la moglie che gli faceva, comprava la stoffa lui, faceva fare le divise, perché quella volta parecchi non ci avevano i soldi. E poi me lo ricordo che c'aveva un furgoncino azzurro. E lì andava per le campagne, perché San Giorgio c'aveva la gente sul monte quella volta, no? E la madre di Benvenuto andava con lui a cercare, hanno fatto gli uomini per cero, perché non ce l'avevano i San Giorgiani, guardate adesso,
E allora andavano per la campagna e un anno aveva trovato tanta gente per il monte, ma pensate, faceva le divise a spese sue. Ragazzi, quanto ci credeva? Lui abitava in via Cavour. Noi, se andava bene Sant'Ualdo, passavamo per via Cavour, se no piavamo per i vicoletti dell'abbondanza per l'incontrare, perché mica succedeva niente, ma evitare. E allora aveva fatto un pranzo a sue spese al San Marco, che fa conto sarebbero stati i cappuccini da adesso. Al San Marco adesso non c'è più, c'era uno stanzone grande con una finestrina sopra. Sicuramente negli anni 30-40 ci ballavano, lì c'era l'orchestra. E allora a San Martino si sparse la voce che Aldo De Didà aveva fatto sto pranzo dai San Giorgiari. Baldino dello spaccio sarebbe Ubaldo Minelli, padre di Cagnara, sentite i soprannomi che vi ho detto, che fece, e lui lasciava sempre, c'aveva l'orto in via del Popolo numero 20, lasciava un solco con le foglie di bietola che l'annaffiava, venivano certe foglie come quelle della ninfea. E allora Sergio dell'Occuna, Magna Case e Baldino dello spaccio, mio nonno c'è gito perché già cominciava a essere vecchio, toccava correre, e presero lo stabietola e andarono dal balcone. Quando questi cantavano le canzoni loro, da sto balcone stabietola nella testa dai San Giorgiari, ma c'era lo sfottò, nessuno si è arrabbiato, nessuno gli ha fatto la caccia, non scappati via, non gli avrebbero fatto niente. Quindi io questa la voglio ricordare. Penso un San Giorgiaro come quelli pochi ce n'hanno. Allora poi voglio ricordare una suora salesiana, la suora Eva Vispi, la sorella del TAC sarebbe. Quando si avvicinavano i ceri, lei aveva un asilo a Roma, gli faceva i fazzoletti dai fioli e gli faceva correre intorno, gli faceva fare le girate, pensa. Quando arrivava, la casa sua dormiva dalle salesiane che erano in cima alla via dei Consoli, ma la casa sua era davanti all'albergo dei Consoli e lì c'era la sorella, la Vittoria, l'Elsa. Quando arrivava il cero per fare inchini, vedevi sta suora che si tirava giù con la cuffietta, teppiava il cero, ma dannata, poi andava lì da Scatizza, correva da casa lì da Scatizza, facendo le tre girate e il saluto a mio nonno. E poi giù dal Pittino il vecchio, il nonno del capo 10 d'estanno, Angelo Nicchi, detto Pittino, chiamato nonno Boccolo dai nipoti, li chiamavano nonno Boccolo. E poi tutto de corsa, ma dovevate vedere che roba. Allora lei aveva talmente parlato di questa festa dalla madre superiora, che era il capo di tutte le suore salesiane, che questa gli è parsa il vero, dicevo a Gubbio, tre santi in denna volta, e venne per vedere la corsa. L'Eva che fece? L'Eva la portò lì sotto la statua del Santo Baldo, dice così reverenda madre, vediamo il santo che viene giù dai neri, poi cosa amo, grazie, grazie soreva, grazie. Già qualcosa gli stonò dalla madre superiora, perché Don Gaetano Turziani, in prete di San Giorgio, ma un altro San Giorgio, arrivato lì la chiesa da capo il corso, si levava con la mantellina e il cappello e poi via, a fugge dietro da San Giorgio. Prendeva prima il cero da giovane, poi correva. Quindi già la suora aveva visto che qualcosa non era. Partono i ceri e quando lei va a vedere Santo Baldo, pia, corre e lascia la superiora di lì, ha dato una lavata di capo che solo Dio sa. Io ve lo dico perché lo sanno, ancora c'hanno quelli vivi dei Vispi. Ecco, la prossima volta racconterò qualche due cose, una cosa sola, scusate, perché mi ha telefonato una signora che non cammina più. E allora ha detto, io le cucine me cucina la badante, però lei mi dà felicità, mi dà allegria, quindi io la seguo. E mi ha chiesto, scusate, non so se si può dire, tre numeri per l'otto, perché è l'unica cosa che mi diverto che gioco all'otto, una persona anziana parecchio. E questi che da giocare del periodo dei ceri. E lì per lì ho detto, ma io sono una casalinga, mi apposterò. Però stamattina mentre tagliavo i budelli, ci ho pensato, tanto la signora mi segue, mettiamo il 16 perché il 16 è Sant'Ubaldo, il 23 perché San Giorgio è il 23 aprile e il 17 perché il 17 gennaio è Sant'Antonio. Si scappano, ci famo una bella cena. Arrivederci tutti, baci e domenica ci vediamo a vedere i ceri, a piacere. E dunque non solo consigli
culinari ma anche davvero memorabili, aneddoti e parabole ceraiole in questo appuntamento con In Cucina Con, per una Marcella Marcelli che si è riscoperta anche l'ottologa. Abbiamo sentito come gli antichi, un po' dalle viscere degli animali, prevedevano il futuro, lo ha fatto con appunto la coradella e la sua composizione per questa signora nostra telespettatrice che appunto ha chiesto consigli anche per il gioco dell'otto a Marcella Marcelli per questo appuntamento con In Cucina con Marcella. La proposta della coradella, la coradella di Marcella, non potevo esimermi a questa rima baciata che solo con il suo racconto, la sua narrazione e quello che abbiamo visto con le nostre iridi ci ha fatto già pregustare quello che sarà il clima ceraiolo, l'area ceraiola, anche con le prelibatezze tipiche appunto della cucina del mese di maggio a Gubbio. Questo dunque per questo appuntamento con In Cucina con Marcella Marcelli, davvero sempre quanto mai attesa, come ogni venerdì. Tornerà chiaramente venerdì prossimo con un'altra ricetta e con altri racconti la nostra Marcella. Per quanto riguarda invece il numero di telefono per le segnalazioni, 331 133 0800, sempre potete scriverci su WhatsApp per segnalazioni o appunto tutto ciò che volete proporci per quanto riguarda il nostro caffè quotidiano. Vi ricordo gli appuntamenti della serata, chiaramente 19.30, 20 e 30 in replica il TG Alto Chiascio, 19.50, 20 e 50 il TG Alto Tevere, alle 21.15 stasera lo sport in primo piano, scusate, sport in primo piano, calcio soprattutto in primo piano, con Umbria Sport parliamo nel talk show di Silvano Baccarelli. Si parlerà ovviamente in maniera assai approfondita di quella che è l'attesa del derby per quanto riguarda Ternana Perugia in campo domani alle 14 a Liberati, ma focus anche sui playoff di C tra Gubbio e Lucchese e sul pianeta dilettantistico umbro. Mentre per quanto riguarda TG Mattina, l'appuntamento è per domani 7.30 con a seguire il caffè che domani, come ogni sabato, sarà dedicato al meteo anche in vista di domenica 1 maggio, che ci sarà la discesa di Ceri in città con collegamenti in diretta dalle 7.45 su TRG. È tutto dunque per quanto riguarda anche questo appuntamento con TG Mattina e il caffè. Vi lascio con la programmazione della nostra emittente, augurando a tutti voi una buona giornata. Che cosa di diverso adesso in me? Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Se c'è un veleno morirò, ma sarà dolce accanto a te, perché l'amore che non c'era adesso c'è. Narari rai.